Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV in diretta, 2 minuti alle 21 per chi ci segue naturalmente in live con il sindaco di Fano Massimo Seri, che ringrazio e saluto per questo appuntamento sempre molto 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 seguito e a giudicare dalle telefonate che sono arrivate in questi minuti e dai messaggi che stanno arrivando a Fiumi, devo dire che insomma si preannuncia una serata, un'oretta che trascorreremo insieme piuttosto densa di richieste che come sempre giungono per lei, sindaco. Intanto Allora, buonasera anche a tutti i buonasera. telespettatori. Da Quindi dove prevedo vogliamo? lavoro Sì, impegnativo sì, questa sì, sì, sera. sì, sì. E cercheremo di snellire un po' invece quello della sua segreteria, perché in qualche modo, come abbiamo Sì, poi avuto loro già modo seguono di da dire, casa e esatto, prendono le gli sue segretarie appunti. sicuramente seguono, scrivono e prendono appunti, così come vedo che fa lei ogni volta che viene qui nostro ospite in diretta. Allora, innanzitutto, come fare per parlare con il sindaco di Fano? Ormai lo sapete, c'è il nostro numero di telefono per intervenire in diretta e le telefonate in diretta, come sempre, hanno la precedenza. Quindi, se volete parlare con il primo cittadino, 0721 86 14 33. Oppure il nostro numero di cellulare, che poi è il numero al quale potete inviare gli SMS, oppure WhatsApp, messaggi brevi, mi raccomando, come sempre, chiari, sintetici, 338 4968 250. Allora, siamo nel periodo di Carnevale, sindaco, avrà seguito anche lei il nostro processo, avrà sentito quali sono state un po' le critiche di questi ultimi giorni, ma comunque tutto sommato è una bella manifestazione, non dimentichiamolo, è il Carnevale di Fano, il Carnevale più bello della Regione Marche, è sicuramente un qualcosa che va tutelato in tutto e per tutto al netto delle critiche che giustamente ci servono anche per crescere e questo perlomeno nel caso del processo è il nostro spirito. Ma è sicuramente la manifestazione più importante se consideriamo la partecipazione, le presenze e anche gli investimenti. Anche quest'anno c'è stata una straordinaria partecipazione, domenica scorsa effettivamente, grazie anche all'aiuto della bella giornata, ma la gente era tantissima, è venuta da tutta la regione, ma anche da varie parti d'Italia e anche dall'estero, c'erano gruppi organizzati. Anche le nostre strutture ricettive hanno lavorato molto, gli hotel erano tutti pieni, ma pieni perché la gente aveva pernottato per venire al Carnevale, quindi anche questo è un elemento di soddisfazione perché questi eventi sono per la città, ma sono anche per gli operatori e per il turismo. E complessivamente è stato un bel Carnevale, poi ancora non è finito, come sempre le considerazioni si fanno poi alla fine, dopo il Martedì Grasso. Le polemiche, quelle non mancano mai, fanno parte dell'indole, è una caratteristica un po' del fanese, però è anche un modo per volergli bene, perché quando se ne parla anche in modo critico è perché ci si tiene e si vuol bene al carnevale. Allora, cominciamo subito, entriamo subito nel vivo del nostro programma, anche perché davvero sono tantissimi i messaggi per lei. Allora, intanto subito un argomento piuttosto caldo. Quando pensa che verrà emanata la sentenza della Corte Costituzionale sul ritorno di Marotta a Fano? Non se ne può più del comune di Mondolfo. Questo è il messaggio che ci è arrivato poco fa. Beh, con la giustizia i tempi è sempre difficile programmarli. Sappiamo che la Regione ha presentato un ricorso sulla sentenza emessa dal TAR che ovviamente dava ragione alle posizioni che il Comune di Fano ha assunto. Quindi io non sono in grado di definire la tempistica sul pronunciamento della Corte Costituzionale. Però sono fiducioso perché devo dire anche la sentenza e gli elementi che sono stati trasmessi in quella sentenza sono andati al di là di quello che noi ci aspettavamo. E quindi c'è la Effettivamente. possibilità reale che il pezzo che si è Sì. staccato da Fano per Marotta, che per Mondolfo possa tornare sotto il comune di Fano? Penso C'è questa proprio, possibilità? penso che ci possa essere una oggettiva probabilità. Poi ripeto, la decisione le prende la Corte Costituzionale, la sentenza la definiscono loro. Però oggettivamente sugli elementi che sono chiamati per questo aspetto, effettivamente mostrano delle imprecisazioni, degli errori commessi nell'iter amministrativo del referendum. Parliamo di sanità un attimo perché stamattina c'è stato un incontro Sì. importante con il presidente Sì. della Regione Marche, Luca Ceriscioli in Urbino. Lei immagino era presente insieme ai suoi colleghi sindaci. Che cosa è emerso da Ma questo devo dire è incontro? stata un'assemblea un po' fiacca, perché
Si aspettava qualche cosa di più, forse. Sì, ma ormai i giochi sono fatti. Sì, sono probabilmente più. Poi è un tema importante che non bisogna sottovalutare, però ho visto, sì, rimarcare delle posizioni, però onestamente mi aspettavo più animosità, se penso ai dibattiti che ci sono stati le volte precedenti. Per quello che mi riguarda, io ho rimarcato le mie posizioni e nel momento in cui si è posta in votazione un documento presentato da alcuni sindaci, io non ho votato e sono uscito per protestare contro la gestione del Presidente dell'Assemblea, perché reputo che in un organismo come quello, che per carità è consultivo, ma può anche avanzare delle proposte, non si può intervenire in modo discriminatorio e decidere se alcuni documenti possono essere discussi, approvati e messi in votazione e altri no. Se le regole ci sono, sono per tutti. Siccome io insieme ad altri sindaci avevamo presentato anche un ordine del giorno per quello che riguarda l'ubicazione anche della scelta del nuovo ospedale, ripeto, poi la regione ha manifestato e ha fatto le sue scelte. Però ho rimarcato, e devo dire che altri sindaci hanno condiviso il mio pensiero, ritenendo la scelta che la regione ha fatto sull'ubicazione dell'ospedale a Muraglia un errore, e lo considero un'occasione persa per una struttura di respiro provinciale che potesse dare delle risposte anche in prospettiva. Quindi lo considero come il nuovo ospedale di Pesaro, legittimo, però a questo punto cambiano anche le dinamiche e ritengo che il Santa Croce, con dinamiche diverse, però debba mantenere il suo presidio ospedaliero con tutta una serie di servizi che non sono solo per la città di Fano, ma sono per l'intero territorio delle vallate del Cesano e del Metauro. Quindi è d'accordo con Minardi, d'accordo con i 5 Stelle, a questo punto è d'accordo ma con... Ma su questo c'era stato un documento votato da quasi tutti, tranne il Movimento 5 Stelle, ma da quasi tutta l'opposizione e la maggioranza, un ordine del giorno votato il 15 novembre che diceva, in previsione anche di quelle che immaginavamo potessero essere le scelte della regione, che il Santa Croce, anche perché ha un bacino di utenza importante, su quello non si scherza. Sulle acuzie e sulle programmazioni si può ragionare, perché poi la gente non guarda tanto dov'è l'ospedale, ma guarda dove c'è qualità, professionalità e strumentazione adeguata. Però certe altre tipologie di servizi, come quelle dell'emergenza, devono essere garantiti. Io ho già avuto modo di esprimere al Presidente, ma lo farò e lo voglio fare anche con la condivisione dei miei gruppi consigliari della città di Fano, e spero che sia condiviso da tutti quanti, perché su questi temi non bisogna dividersi, bisogna essere uniti, e debba tornare anche in previsione la chirurgia d'emergenza, perché se parliamo di emergenza, se non c'è quel servizio, le cose poi possono essere... Quello che è successo in queste ultime ore, per esempio all'ospedale di Urbino, la cronaca ci riporta di persone con dolori al petto che sono rimasti lì per ore e ore in attesa di tutto quello che è successo, per esempio a Pergola, insomma, se dovesse capitare in una città dove, come Fano, senza un punto... No, non devono succedere certe cose. È un bel guaio, per carità tutti valgono, non è che Pergola o Urbino siano minori rispetto a Fano. Cioè, qui bisogna veramente... Credo che anche Gambini, che è stato chiamato, che ha visto per la prima volta, penso, no, ma chiamato da queste persone, stato, familiari, ha visto di persona come stanno. Esatto, c'è stata una forte preoccupazione manifestata da diversi sindaci. Per questo anche una presenza e un servizio nella città di Fano diventa importante, ripeto, non soltanto per la città di Fano, ma per tutto un territorio che fa riferimento a circa 140.000 persone. Ok, torniamo agli altri problemi, i problemi della città. Nel piazzale davanti la chiesa di Fenile si possono fare, chiede un nostro telespettatore, le strisce per i parcheggi? Sicuramente sì, ottimizzerebbe lo spazio. Quindi sì. Davanti alla chiesa di Fenile chiedono queste strisce. In via Roma, invece, da via Fanelli in su, c'è il marciapiede in alcuni punti che è di circa 40 centimetri. Non è meglio togliere, allargando quindi la ciclabile, togliere un marciapiede per allargare la ciclabile in via Roma da via Fanella in su, mi raccomando, visto che dobbiamo fare tutto in diretta, anche leggere, non mi fate fare il correttore automatico, scrivete e fate attenzione voi.
Allora, sono un operatore di Piazza Andrea Costa. Vorrei sapere se è possibile potare i rami degli alberi perché ci rovinano le tende tra i rami rotti e la pece, quindi è un po' Sì, un problema. ovviamente il tema della potatura degli alberi è un tema delicato, nel senso che gli alberi sono tantissimi e c'è una programmazione annuale. È impossibile pensare che in un anno si riesca ad intervenire in tutti gli alberi. Adesso io lo segnalo all'ufficio perché effettivamente lì ci sono degli operatori, sono le tende e comprendo l'esigenza che hanno avanzato, per cui mi prendo l'appunto e Bene, lo allora sottopongo. io a questo punto do il via anche alle telefonate da casa. Saluto la signora Maria Teresa. Buonasera signora, benvenuta. Buonasera, Allora, c'è il buonasera. sindaco che è tutto per lei. Sono la signora Antonioni Maria Teresa, ci conosciamo, no? Sì. Non la sento io per. No, Sì, noi la la sentiamo. sentiamo, dico. Seri, Sì, Massimo, ci sì. conosciamo, hai capito chi sono? Mi ripete? Sono Maria Teresa Antonioni, la madre della fiorista di Cucurano. Ah, ok, va bene. Niente, ti volevo dire, la frana, quassù, della strada, Sì. c'è lo scalino di 10 centimetri, è ora di dargli in qualche cosa un po' d'asfalto, oppure dopo di un anno che è stata fatta? Sì, adesso ripeto, questo lo pongo all'ufficio tecnico, però sulle frane va spiegato, c'è un aspetto. Grazie. Prima di rintervenire bisogna aspettare che si assesti il terreno. No, lo stesso problema si era posto a Carignano, dove noi avevamo asfaltato, avevamo lasciato un pezzo, perché quando la frana non si è assestata il rischio che poi possa ricreare problemi. Lì la zona la conosco bene, adesso mi riservo di riverificarla con i Ok, nostri buonasera signor tecnici. sindaco, volevo sapere se avete pensato ad un sito per costruire la nuova sede dei Vigili del Fuoco, Sì. visto che la sede di adesso sta cadendo a pezzi. L'ex sindaco Aguzzi aveva pensato a Chiaruccia, in più i lavori sulla nuova complanare nella zona di Sant'Orso stanno procedendo velocemente. Proprio oggi sono stato al telefono con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ho un messaggio su WhatsApp che mi dà la tempistica. Abbiamo non solo scelto, abbiamo riconfermato il sito che era stato individuato a Chiaruccia, ma dirò di più. Grazie, qui mi prendo anche il merito perché effettivamente abbiamo fatto un bel lavoro. Andremo presto alla stipula di un protocollo, Ministero degli Interni, Comune di Fano. Demanio per la realizzazione della nuova caserma. In questo momento il progetto è nei nostri uffici tecnici che stanno apportando le modifiche che ci hanno segnalato i responsabili del Ministero degli Interni, i responsabili dei Vigili del Fuoco. Oggi pomeriggio ho parlato con il nostro responsabile, pensiamo che in una decina di giorni di ultimare queste correzioni al progetto che torneranno a Roma, dopodiché ci sarà questo protocollo. La realizzazione, e questo ci tengo a sottolineare perché sono pochissime le caserme finanziate dal Ministero degli Interni, quindi sarà pagata dal Ministero degli Interni nel piano pluriennale degli investimenti, noi faremo la stazione appaltante, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Bene, abbiamo Stefano al telefono, buonasera. Buonasera direttore, buonasera sindaco, sono Buonasera. Stefano. La Prego. chiamavo per l'illuminazione che dallo spartitraffico del Codma, per andare, che passa praticamente davanti al cimitero di Sì. Rosciano, non c'è un lampione all'infuori di quei tre lampioni di fronte proprio al cimitero. Siccome, se non ricordo male, e di solito non sbaglio, lei, signor sindaco, tanto tempo fa aveva detto che era una zona che doveva essere illuminata, perlomeno l'aveva detto proprio in Sì, diretta in una no, ma lo trasmissione. riconfermo. Benissimo. Siccome passano giovani che fanno footing, anziani che vanno a passeggio e quant'altro, è una zona dove non si vede niente, con un centro abitato come quello di Bellocchi, dove io sono andato a stare. Cioè, praticamente è un mare di macchine che attraversa quella, passa su quella via ed è anche molto pericolosa, in quanto non c'è niente sia a destra che a sinistra come pista pedonabile o ciclabile che sia. Bene, grazie Stefano, Bene, buona serata. Grazie, buonasera a lei. sì, buonasera, ha perfettamente ragione. Quello è un tratto che va illuminato. Se penso al periodo estivo, dove la gente si muove in bicicletta, effettivamente è pericoloso.
È un tratto però che prevede un certo numero di punti luce, quindi è un investimento significativo. Prima dell'estate, quest'anno, non riusciremo a farlo, però ne abbiamo già parlato. I lavori sono a carico di ASET, che è il comune a cui ha delegato la competenza per l'illuminazione, e l'impegno che mi sento di assumere, di riconfermare, è quello che per l'anno prossimo di fare un investimento che preveda l'illuminazione di quel tratto. Allora, se è possibile, chiedo alla regia di mandare in onda anche in sovraimpressione, di lasciare i numeri di telefono almeno per questa primissima parte del programma. Ecco, così i nostri telespettatori possono in qualche modo decidere se mandarci un messaggio oppure chiamare in diretta, come invece ha deciso di fare Simona. Buonasera, Simona. Buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Volevo fare una domanda al sindaco. Sì. Ascolti, siccome domenica c'è stato il carnevale, no? Sì. Allora, finito il carnevale, con la macchina ecologica si fa la pulizia delle sì. strade, giustamente, no? Allora, arriviamo al corridoio, ma la parte di via Montegrappa, dove c'è l'autoscuola Antonioni, sì. quella lì rimane tutta sporca. Cioè, fare un pezzettino in più per la pulizia penso che aiuterebbe. Questa è la domanda. Uno sforzo in più, insomma. Sì, lo segniamo. Sì, più che una domanda, più, è una segnalazione. È una segnalazione. Che va bene. Girerò ad ASET. Va benissimo. Grazie per la segnalazione. Grazie, grazie Simona, buonasera. Allora, continuate pure a chiamarci. Intanto, abito alle Fontanelle, scrive il nostro sì. telespettatore. Vi sembra giusto che tutti i giorni per andare a casa da Centinarola devo andare fino alla rotatoria della COP? Dalle Fontanelle, vi sembra giusto che tutti i giorni per andare a casa da Centinarola devo andare fino alla rotatoria della COP? Poi, salve, noi cittadini di Chiaruccia, zona Codma, vorremmo sapere se c'è un progetto per la rete fognaria delle case. E dunque, quindi si parla della parte abitata, quindi sì. dietro. Nell'immediato non c'è un programma, adesso anche questo me lo appunto, in modo tale che possiamo verificare anche qui nella programmazione dei lavori insieme ad ASET. Però di solito queste sono accompagnate a nuove lottizzazioni, però ecco, ripeto, adesso registro la segnalazione. Ecco, esatto. Allora, i passaggi pedonali su via Roma e su via dell'Abbazia sono poco visibili sia di giorno sia nelle ore buie. È possibile prevedere in qualche modo, quindi insomma, anche qui passaggi pedonali? So che c'è un progetto tra sì, adesso per pedonali. I passaggi pedonali li illumineremo, quindi per la notte saranno evidenziati. Per il giorno, d'altronde la tecnica è quella delle strisce bianche, si tratta magari di rinforzare il bianco dove si sta sbiadendo. Ok, c'è una parte della città, quella del Lido, Porto Canale, l'ex asilo, se non ricordo male di nome, Manfrini. Che è ancora lì come monumento al degrado. Che cosa si intende fare, visto che c'è un'impalcatura? Io ho delle sì. foto che il nostro segnalatore ci ha mandato, adesso non riesco a farvele vedere, ma insomma, che cosa si intende fare su sì, questo? Quell'impalcatura è per la sicurezza, perché effettivamente è fatiscente quello stabile. Allora, intanto va precisato che non è un bene di proprietà dell'amministrazione comunale, è un bene del demanio marittimo, non a caso prima ospitava la Capitaneria di Porto, i militari della Capitaneria di Porto, ora trasferiti in altra sede. Noi abbiamo un progetto, stiamo cercando di trasferire la proprietà dal demanio marittimo, in quanto a loro non serve più, all'amministrazione comunale, e c'è un progetto con l'ERAP, l'Istituto delle Case Popolari, per risistemarlo, destinare alcune parti per abitazioni e una parte può essere anche ad uso pubblico. Però finché non vi è questo passaggio, questo trasferimento di proprietà dal demanio all'amministrazione, questa cosa non è possibile farla, perché noi non possiamo intervenire su proprietà di altri. Domanda personale, sì. La darsena invece è ancora del demanio? La darsena è ancora del demanio,
data in uso all'amministrazione comunale, però anche quella è uno di quei beni che noi stiamo richiedendo, perché oggettivamente il demanio non ha più interesse, ha perso quelle finalità per cui il demanio deve trattenere quel bene. Mi permetto, per una questione estetica sulla darsena, magari ci state già lavorando, ci state già pensando, però avete rifatto il manto, diciamo, stradale, tutto qua, la pavimentazione, eccetera. È un po' spoglio, non so se è il caso di abbellirlo anche con qualche vaso, qualcosa che possa dare un po' di colore a quel beige un po' smorto. Sì, quello sono indicazioni che noi abbiamo dalla sovrintendenza, che per la pavimentazione rispetto al passato è certamente un bel biglietto da visita. Però è un po' spoglio, insomma. Però è anche un senso di pulizia adesso. Sì. No, a me preme invece così fare un ragionamento sulla darsena stessa e su tutto il porto canale, perché quello è un posto che dà grandi suggestioni. Io ho in mente, sto pensando ad una passeggiata anche romantica, che dalla darsena possa arrivare fino al faro attraversando anche da sotto il ponte. Lì c'è un'idea anche di inserire un ponte di legno che possa collegare le due sponde del canale, e diventa anche un percorso pedonale che dal centro storico poi può arrivare fino al Lido. C'è un progetto di massima. Qui voglio anche ringraziare l'Associazione Marinai d'Italia che gestisce l'interno della darsena, che sta facendo un lavoro egregio, straordinario, lo tiene in ordine, fanno tante attività. Fra l'altro adesso anche faranno un intervento di riqualificazione interna e la parte esterna a loro carico, quindi veramente lodevole. E quindi in queste occasioni bisogna anche, un sindaco deve anche ringraziare chi fa qualcosa per la propria città. Sono un abitante di Cucurano, scrive questo nostro segnalatore, esattamente nell'ultima palazzina verso Carrara. L'anno scorso ho fatto presente la pericolosità della strada Flaminia. Ci sono già stati lì due incidenti mortali che purtroppo capitano, ci sono le piante da potare e le fermate dei pullman da mettere in sicurezza. Vorrei segnalare la pericolosità invece del tratto della via 4 novembre, da via Togliatti a via Pertini. Cosa intende fare l'amministrazione per ovviare in tempi brevi il problema? Dunque, il tratto da via 4 novembre, da via Togliatti a via Pertini. Via significa dagli interquartieri alla strada dove c'è il Conad, il Flaminio. Che cosa si può fare? Intanto l'abbiamo asfaltata, lì va messa in sicurezza, effettivamente adesso rimane anche difficile fare interventi particolari. Probabilmente, adesso non so se si riferisce ai ciclisti o ai pedoni, andrebbe sistemata una pista ciclabile. Noi abbiamo un piano che adesso presenteremo a breve in consiglio comunale, che è un piano regolatore, diciamo, delle piste ciclabili. Avrete notato che ogni nuova strada ha a fianco una pista ciclabile, anche quelle che non lo prevedevano in precedenza. Allora, ci sarà un investimento in questo senso importante. Adesso da Marotta di Mondolfo cominciano un po' a preoccuparsi rispetto alle cose che ha detto lei all'inizio del programma. Abbiamo lanciato un sasso nello stagno. Più che lanciato, ha tirato un bel sasso. Adesso volevo chiedere al sindaco di Fano per quale motivo ha ricorso contro la volontà espressa democraticamente dalla maggioranza dei cittadini di Marotta, quelli dell'ex comune di Fano, di unirsi sotto la stessa amministrazione comunale dei loro concittadini Marotta Mondolfo. Perché ha ricorso contro questa volontà che è espressa, secondo il nostro segnalatore, democraticamente? Allora, per carità, le espressioni dei cittadini vanno rispettate. Lì c'era stato un problema posto da molti cittadini dell'area di Fano che non accettavano questa scelta, perché c'era stata un'imposizione, una forzatura sull'area da inserire per l'elezione del referendum. Poi io sono il sindaco di Fano e cerco di rappresentare gli interessi dei cittadini di Fano, e molti cittadini, anche quelli rimasti qua, nei vari incontri hanno richiesto che il comune tutelasse e si opponesse a questa. Ma comunque non tutti erano d'accordo nel passare sotto il comune di Mondolfo. Ce n'erano molti.
Complimenti per tutta l'organizzazione del carnevale. Tuttavia volevo far notare, dice questo nostro telespettatore, che non si può parcheggiare le macchine davanti al portone e lungo il viale del cimitero centrale. Quindi non so, magari. Beh, questo quando ci sono durante manifestazioni il carnevale un po' importanti, ci sono tante macchine che si chiude un occhio, cosa. Forse anche no, due occhi, anche, insomma, meno diventa, che non dà diventa anche fastidio. Impossibile perché tutte anche le forze dell'ordine e la polizia municipale è impegnata nei servizi d'ordine, nella regolazione del traffico. Però volevo fare una precisazione. Sì. Può aver disturbato questa presenza massiccia delle forze dell'ordine alla luce anche degli episodi che sono verificati in Europa, quindi si è alzata l'asticella per la sicurezza. Quindi c'è stato anche un qualche disagio, ma va riconosciuto che ci sono stati anche risultati importanti perché qualche malintenzionato ha pensato bene di non venire come aveva fatto gli anni precedenti. C'è stato anche un calo rispetto al passato di quelli che facevano qualche borseggiatore, un po' anche quella piccola che in queste manifestazioni, quando c'è tanta gente, si possono verificare. Quindi ancora stato qualche portafoglio è rimasto attaccato alla mano di qualcuno, che ne abbiamo ricevuto. Sì, però rispetto al passato rispetto magari c'è al passato. Stata una. Sentiamo il signor Giuseppe. Buonasera, Giuseppe. Buonasera a lei, direttore, buonasera al sindaco. Buonasera. Allora, dica tutto. Due cose avrei da dire. La prima riguarda gli stalli per gli handicappati. Sì. Io so che in altre città, e lo so per certo, non esiste il pagamento nelle zone blu, solo a Fano c'è. E poi l'altra cosa che volevo dire, io abitando qui in Viale Cristoforo Colombo, è veramente una sporcizia enorme, il canneto, quello va tolto, perché non, ci buttano la spazzatura, ci buttano le biciclette, ci buttano di tutto. Veda lei, sindaco, se può fare qualcosa, la ringrazio molto. Grazie Giuseppe, buona serata. Sì, per gli stalli posso dire questo, il signore ha ragione, è ovviamente una cosa che non abbiamo messo noi, l'abbiamo trovata. Io sono dell'idea che anche Fano si deve adeguare come in altre realtà, dove gli stalli, cosa significa? Non gli stalli quelli riservati a chi ha delle disabilità, ma sono quelli blu, dove chi va a parcheggiare con l'autorizzazione della disabilità non paga. Io sono favorevole a questo, però sono anche severo, dobbiamo essere severi con chi se ne approfitta, perché troppe volte capita che chi non deve utilizzare quegli spazi lo fa perché magari ha il tagliando l'autorizzazione. In questi casi è molto semplice, si prende, esatto. Si strappa e si no, butta basta, via, non c'è problema. A me è capitato, ho assistito io all'aeroporto, era arrivato una persona, aveva parcheggiato, il vigile l'ha aspettato, ha dovuto dimostrare che effettivamente aveva accompagnato. Allora, perché poi cosa succede? Andiamo a penalizzare le persone serie che sono rispettose e questo non va bene. Quindi ne abbiamo parlato anche in consiglio comunale, io sono per adeguarci, per rivedere questa regola, però con severità, con il giusto rispetto. E quindi lo farete? Adesso, siccome questo lo facciamo insieme ad Asset Holding, adesso poi sarà tutt'uno tra pochi giorni, adesso non sono in grado di dire la tempistica. Perché però poi c'è una in linea di massimo, sì, c'è perché penso sia farlo. Un atto di giustizia e allora, un paese civile queste attenzioni. Per queste l'estate, così facciamo un no? Facciamo per, un fiocco. Per l'estate sì, facciamo così, almeno anche quelli che verranno da fuori troveranno una bella regola. Allora, a quando l'asfaltatura delle strade a Ponte Sasso relative alle vie dei laghi e nuova viabilità con dei sensi unici? L'asfaltatura delle strade a Ponte Sasso è in calendario? Nell'immediato no, però noi cerchiamo di arrivare un po' in tutte le zone, adesso lo inseriremo nella programmazione da qui a due anni. Allora, sempre di illuminazione si tratta, in prossimità delle fermate autobus nelle zone periferiche.
anche qui. Sì, però noi abbiamo sull'illuminazione... noi abbiamo adesso sull'illuminazione, ci vorrebbe illuminare tutta la città, noi abbiamo una capacità di intervento di un certo tipo ogni anno e quindi nel momento che andiamo a intervenire facciamo una scelta dando delle priorità sui tratti più pericolosi dove c'è maggior presenza di persone. Allora abbiamo Alba, la signora Alba da Fano, buonasera Alba. Buonasera, buonasera. Benvenuta, buonasera. Dica. Allora, posso fare la domanda? Sì. Allora, la domanda è, io abito a Fano 2. Sì. E probabilmente il sindaco ha già capito cosa le voglio chiedere, il problema dei parcheggi. Sì. Allora, io sono molto, devo dire la verità, sono molto delusa per quello che lei non ha fatto per Fano 2, nel senso che qui è un casino, lei venga qui dopo che ha fatto la trasmissione televisiva e vede che non c'è un parcheggio, non c'è un parcheggio, siamo tutti parcheggiati in mezzo alla strada. Ma comunque, a parte questo, il giorno, a tutte le ore, passano i vigili urbani a fare le multe a raffica, senza nemmeno scendere dalla macchina. Allora, io adesso, è giusto che i vigili facciano il loro mestiere, io non dico, ma a che cosa serve? A che cosa serve? Perché poi se passassero adesso, io non dico che devono passare, è un macello. Però io sono delusa, ma non tanto per lei, perché veramente qui lo sappiamo tutto quello che lei non ha fatto per i parcheggi, ma per me, perché quando lei è venuto qui in occasione della sua candidatura a sindaco, io ci ho messo la faccia con i miei amici del quartiere dicendo ragazzi votiamo il signor Aguzzi perché sicuramente ci darà una mano a risolvere questo problema. Ecco, mi dispiace per me, però ecco, è una cosa che non può lei non cioè mettere sempre sotto il tappeto. Questo è un problema. Allora, sono contento che mi ha chiamato. Adesso, basta, grazie. Sì, prego. Allora, sono contento che mi ha chiamato e non la deluderò. Siccome, come sto dimostrando in tutta la città, tutti gli impegni che mi sono preso li sto mantenendo. Venerdì mattina ho convocato una conferenza stampa a Fano 2, dove andremo a presentare una serie di interventi, a cominciare dall'asfaltatura di tutto l'anello di Fano 2. Lì poi c'era un altro problema molto sentito, era quello di salvaguardare un'area verde che rischiava di essere lottizzata, dove penso di averci messo del mio, facendo evitare questo intervento. Poi c'è un problema di parcheggi, i vigili. Allora anche su questo capita, perché poi dobbiamo dirci la verità fino in fondo, la signora ha ragione perché manifesta un disagio e una problematica che esiste. Ma altrettanto ci sono altri residenti che chiamano ripetutamente, i vigili ci sono registrate perché poi le telefonate rimangono registrate e dopo quando le telefonate diventano frequenti il comandante manda una pattuglia dei vigili. Problema dei parcheggi, lì c'è stato un quartiere, purtroppo vede quando si fa pianificazione, si fanno delle scelte, si costruisce molto, si portano molti abitanti con poco spazio intorno. Lo spazio è quello che c'è, bisogna ricavare altro spazio per poter fare dei nuovi parcheggi, perché l'alternativa o le macchine si mettono nei garage, se tutti i residenti quando rientrano mettono le macchine sulla strada come capita in tutte le zone, lo spazio è limitato, c'è un'oggettiva difficoltà. Come fare? Non ci sono neanche soluzioni semplicissime. Allora, intanto faremo questo intervento che venerdì verremo, che spiegheremo in una conferenza stampa, poi mia intenzione è fare anche un'assemblea lì nella zona perché farò un giro di tutti i quartieri dove andremo a spiegare le cose che siamo riusciti a fare in questi 2 anni e mezzo, le cose che abbiamo programmato e stiamo programmando per gli altri, i restanti 2 anni e mezzo.
Però ecco, su Fano 2 c'è un'attenzione e anche in quell'occasione poi sarà un modo per confrontarsi e per spiegare gli interventi che intendiamo fare. Però ripeto, per... Questo è chiaro, sì. No, va bene. Ripeto, se volete chiamare, chiamate lo 0721 86 14 33, è inutile che chiamate il 338 4968 250 perché tanto non rispondiamo, anzi buttiamo giù, ma qui potete soltanto mandare sms oppure whatsapp. Saluto Eros, buonasera Eros. Buonasera sindaco. Buonasera. Dica. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora io abito a via Arno, via Turno. Sì. Conosco bene. Sì, e allora io volevo fare una segnalazione. Davanti all'asilo si può dire che da via Arno fino alla curva di prima di Piagioni, no? Lì la gente ormai l'ha presa come le rettilineo di Monza. Passano tutti come delle schegge, e lì c'è l'asilo, io volevo sapere se si potevano mettere anche degli antivelocità, sta diventando invivibile la cosa. I dissuasori, lei dice? Esatto. Allora, sì, esatto. I dissuasori non si possono mettere in tutte le strade, perché possono essere anche un elemento di pericolosità. E adesso, quella la conosco bene perché, fra l'altro, c'è anche mio figlio andato all'asilo lì, quindi ci andavo tutte le mattine a portarli. E registro questa cosa, adesso cerchiamo di ragionare anche con il nostro ufficio traffico per capire quali interventi si possono fare. Che ne sarà dei sedimenti di dragaggio del porto che stazionano presso la darsena che avete avuto in eredità dalla vecchia amministrazione e che sono sicuramente fonte di contaminazione d'opera delle acque piovane di liscivazione? Bene, anche su questo posso dare delle buone comunicazioni. Martedì prossimo sono in Ancona ad una riunione proprio per parlare di questo. Noi avevamo già... dicembre 2015 appaltato i lavori per il trasferimento dei fanghi stoccati a Torrette e sulla Darsena per portarli nella cassa di Colmata ad Ancona, dove abbiamo uno spazio dedicato per i fanghi del nostro porto, quelli stoccati, 45.000 metri cubi di detriti da portare, di fanghi da portare in cassa di Colmata. Abbiamo pagato completamente le nostre quote, quindi sia la parte per la vasca, sia per le operazioni. Il problema è che ci hanno chiesto di revocare quell'appalto perché la Regione ha fatto la scelta, che io dico poi anche giusta, di accentrare questa operazione all'autorità portuale, in modo tale che lei possa fare per tutti i porti ottimizzando... Si poteva pensare prima a queste cose, cioè sono processi sempre, e poi per ottimizzare, tempo, però ecco, su questo posso dire che io prevedo, auspico che insomma per settembre possiamo fare sia il trasferimento poi adesso le date è sempre difficile, non rischio di le date adesso però non ci siamo, e martedì sono con il responsabile della regione, con il presidente dell'autorità portuale, vado giù insieme all'assessore. Vi terremo aggiornati. Viale Mariani a Fano 2, ho chiamato per una lampadina del lampione, sono 10 giorni che ancora non si è visto nessuno anche per la stessa via. La strada è diventata come un formaggio Emmental, piena di buche, specialmente quando piove. 18 anni che abito qui e non è mai stata asfaltata. Pietro, buonasera. Sì, buonasera sindaco. Buonasera. Io volevo fare una segnalazione, dunque sì. Sono un autotrasportatore, non parliamo intanto della sanità perché tanto li lascia stare, oramai è una cosa vecchia, perso. Volevo chiedere una cosa, la zona industriale di Bellocchi, sì. No, lei la conosce bene, dove è via Meda, dove è l'autoparco sì. Dei camion, capito? È un disastro lì, è un macello, quella strada è un macello. Ma non solo quella lì, io sono da segnalare via Papiria, da dietro la SNAM, il ponticino dietro la SNAM, lei conosce bene, no? Sì. Che va, diciamo, che va verso la LIM, laggiù in fondo, verso la Popila, giusto? Sì. Allora lì c'è degli avvallamenti che si rischia di andare dentro il canale. Io un giorno ho incontrato una pattuglia e gliel'ho detto, guardi, avvisate che qui bisogna prendere dei provvedimenti perché giustamente si rischia. Allora bisogna che chiami l'ufficio tecnico, ma io devo chiamare l'ufficio tecnico, ma voi a fare una segnalazione non ci vuol tanto. Però non ho avuto,
ho visto ancora che tutto così, nessuno si è mosso, e lì si rischia di andare con i camion dentro il canale, perché dal ponticino fino ad arrivare laggiù è un macello, è un disastro. Lei poi andate a vedere, piano piano la strada si sprofonderà, andrà verso il canale. Poi c'è un'altra cosa che le volevo dire. Dica. Poi basta, dopo dico. Lì ha tre ponti, no? Dove c'è la strettoia, dove c'è quella quercia, dove c'è la rotonda, proprio andando giù verso sempre via Papiria, no? C'è quella quercia piccolina che la strada si restringe, no? Che si rischia sempre di fare degli incidenti lì, in quel punto lì. È possibile, dico, che non vengono presi dei provvedimenti per togliere quella pianta, quella quercia lì piccolina? Che si adesso mi sfugge dov'è questa... Insomma. Come? Non ho capito dov'è la quercia. C'è quella quercia piccola, visto dove è la rotonda di Tre Ponti? Sì. Dalla rotonda di Tre Ponti, andando verso la Lim. Sì. Dopo 50 metri si restringe alla strada, sì, lì dove c'è, sì, quella quercia, che, ah, sì, quella, sì, pianta, sì, piccolina che è una vita che è lì, e non si riesce, lì succede sempre qualcosa. Dico, non si possono prendere dei provvedimenti, penso che c'è più valore una vita di una persona che una pianta, la sua, a Bellocchio ha tolto una quercia per farci due capannoni. Io penso che quella lì si può togliere benissimo e allargare leggermente la strada, che non reca danno a nessuno, secondo me, io lo vedo così. Grazie Pietro, grazie. Ecco, chiudo, la ringrazio. Grazie a lei. Sì, sulle strade, è chiaro, noi abbiamo 450 chilometri di strade, quest'anno ne abbiamo asfaltate 60 ed è stato un lavoro importante. Però si può vedere questa cosa che segnalava il nostro telespettatore. Poi anche nella zona industriale abbiamo fatto degli interventi importanti, anche una nuova strada. Quindi noi cerchiamo, insomma, di programmare, però oggettivamente non è che siamo nelle condizioni di poter asfaltare in un anno o in quattro anni completamente tutta la città. No, ma è importante per noi che le telefonate e le segnalazioni che arrivano qui in trasmissione vengano prese in esame dalla sua segreteria, no, ma io mi segno tutto quanto. Dalla segreteria, e soprattutto che vengano risolte. Che è successo qua? Si è spento un faro, se qualcuno viene... È il bello della diretta, letto, come si dice. Se venite a gestare un attimo il faro qua che si è spento. Ok, allora se c'è chi c'è al telefono, questo qua. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, vorrei fare una domanda al sindaco sulla caserma di Fano. Sì. Signor sindaco, buonasera. Vorrei fare una domanda sulla caserma di Fano. Sì. Visto che ci sono molti parcheggi che sono sempre pieni, non è il caso di togliere quella rete dove c'è la pallacanestro, dove c'è, si recupererebbero altri 50 posti macchine lì? Sì. Se è possibile. Cioè, non so se è fattibile il fatto. Sì, allora la zona, il cortile della caserma è una grande opportunità, sì. E chi ha fatto questa scelta, non sono stato io, l'ho trovata, ha tutto il mio applauso e apprezzamento, però anche su questo va fatta una precisazione: la caserma è del demanio, non è dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo avuto una concessione per utilizzare lo spazio, il cortile utile per parcheggiare. Per intervenire dovrebbe farlo il demanio. Però un ragionamento di questo tipo lo stiamo facendo, anche perché noi abbiamo richiesto il passaggio di proprietà di tutta la struttura della caserma all'amministrazione comunale. Su alcune parti ci sono già delle progettualità che il demanio stesso vuole portare avanti, e anche nel nostro interesse allargare lo spazio per ulteriori parcheggi. Però ripeto, non è una scelta che possiamo fare in via autonoma come amministrazione, perché non è di nostra proprietà. Però ci stiamo ragionando e penso che è un percorso che proveremo a portare avanti. Grazie, buona serata. Vorrei chiedere se ritiene necessario intervenire per lo smantellamento del cantiere Complesso San Martino. Ora è una discarica a cielo aperto con una gru che da quasi un decennio non ha manutenzione e rappresenta sicuramente un pericolo per le abitazioni di via 4 Novembre. Firmato Giuliano Giommi. Sì, quelli sono, un cantiere che è sono quei problemi lì, fallimento, con insomma, esatto. Poi dopo ci sono i tribunali dietro, non è facile muovere qualcosa. Allora, opere compensative attualmente, sì, in realizzazione. Se i vari tratti previsti saranno tra loro raccordati in modo da raggiungere, per esempio, da Fenile il casello autostradale e da questo l'Adriatica direzione Marotta. Sì.
E queste opere compensative porteranno un sollievo per il traffico della città, soprattutto per quello che riguarda la zona sud. I lavori stanno andando in modo spedito, avete visto, già non stanno facendo i tracciati, stanno lavorando all'uscita dell'autostrada del Casello. E termineranno a fine 2018, quindi 2 anni di lavoro. Creeranno anche alcuni disagi, specialmente quando lavoreranno sulle rampe del Casello d'autostrada, lì avremo dei disagi perché ho già avuto modo di parlare con ANAS, lì dovranno bloccare un senso di marcia. Ci sarà un restringimento. Quindi... Sì, per cui però d'altronde fanno un intervento significativo. E le opere compensative, queste strade collegheranno, intanto faranno 2 nuovi ponti, uno sul Metauro e uno sull'Arzilla. E per andare verso Marotta non sarà più necessario passare nell'ex zona zuccherificio e fare il ponte Metauro, ma si potrà arrivare direttamente da Via Papiria a Tombaccia. Quindi una bella scorciatoia. Allora, anche per chi va a San Costanzo, per chi va a camminata, insomma, alleggerisce e distribuisce meglio il traffico. Allora abbiamo Giancarlo da Monbaroccio. Sì. Pronto? Buonasera, buonasera Giancarlo. Ferri. Come mai da Monbaroccio al sindaco di Fano? Che è successo? Perché l'ho chiamato anche l'anno scorso e non mi ha dato udienza. Perché non gli ho dato udienza? Dove quello che gli ho chiesto io. Io vengo diverse volte a Fano, sì, e i parcheggi Fano è un problema. Metti la macchina dove non devi mettere e trovi subito il bollettino. Vieni su per venire verso casa, passo Centinarola. C'è ogni palo della luce un divieto di sosta. Lì ci sono 50 macchine tutte parcheggiate, è un pericolo e nessuno le vede. Laggiù metti la macchina 5 minuti, tac, ti trovi il vigile. Quassù i vigili non ci sono. È un pericolo, passa anche i tram lì. Sta gente che parcheggiano in questa strada, ma pagano qualcosa al comune, alla provincia? Io per passare un filo di corrente dal fabbricato mio a un parcheggio, la fila di corrente, a 6 metri d'altezza pago 120 euro alla provincia all'anno. Sta gente che parcheggia dal primo giorno del mese all'ultimo del mese, cosa paga come suolo pubblico a questi enti? Beh, se uno parcheggia dove non deve parcheggiare non paga niente. Non paga niente, però ho detto occupa mezza strada e c'è un pericolo, e quello è il problema. Bisognerà fare maggiori controlli, dopo vede c'è chi chiede. Allora, la strada di Centinarola, venendo verso Carignano, sì, non ho capito, la conosce? Allora, lei passi lì, vedi quante macchine ci sono e ogni palo c'è il divieto di sosta. Beh, anche perché... E i vigili ne segna come? Va bene, adesso lo segnalo al comandante della polizia. Grazie Giancarlo, buonasera. Allora, parcheggi area Caffè del Pasticcere, zona passeggi, sì. Perché non utilizzare al meglio il parcheggio interrato? Esiste un progetto per questa area, parcheggio multipiano, che risolverebbe egregiamente il problema di decongestionare l'intera area? E allora, fare un parcheggio multipiano significa un investimento significativo che l'amministrazione comunale non è in grado di fare. Se ci fosse la disponibilità di qualche azienda privata che vuole intervenire, ben venga. Però su quello, adesso non so quando riusciremo a farlo, però c'era una volontà di dargli una sistemata. Buonasera Emanuela. Buonasera, volevo fare una domanda al signor sindaco, sì, sul sgambatoio nell'area di Bellocchi. Sì. È stata già individuata un'area nella zona nuova. Sì. Alcuni residenti si chiedevano perché non farla invece nella via Decima Strada, dove c'è un parco giochi già recintato, visto che lì non ci vanno i bambini, è proprio in disuso, non c'è mai nessuno, addirittura c'è l'erba alta, c'è già la recinzione, ci sono già le panchine, potrebbe essere una soluzione senza mettere mani nel portafoglio per farne una di punto in bianco magari. Adesso so che lì era stata individuata un'area condivisa anche con i residenti, lì c'era stata anche una riunione con il consigliere comunale, vicepresidente del consiglio comunale che aveva seguito questo tema con i residenti, avevano, ripeto, individuato quest'area, abbiamo avuto una riunione anche recentemente. E se lei mi segnala questa cosa adesso io la riporterò, però ripeto, qua per quello che riguarda gli sgambatoi
Noi stiamo individuando anche le risorse per intervenire, per realizzarne due nella città, per quello che riguarda quest'anno. Però se là, ripeto, ci può essere un'opportunità che ci fa risparmiare anche qualche soldo, ben venga. Però non sono in grado onestamente di risponderle adesso. Un saluto anche a Laura di Fano. Buonasera Laura. Buonasera, buonasera Sindaco. Buonasera. Volevo sottolineare il problema del dissuasore di velocità posto recentemente su via Modigliani, angolo via Boccioni, vicino all'isola ecologica. Volevo appunto sottolineare il fatto che il dissuasore non sortisce l'effetto in quanto i veicoli continuano a transitare, a procedere in questa strada che è un rettilineo a velocità elevata, pur essendoci il limite segnalato di 30 km/h. Per evitare appunto il dissuasore i veicoli fra l'altro si spostano sulla pista ciclabile con gravissimo rischio sia per i pedoni che ovviamente per i ciclisti e soprattutto per quei pedoni che poi vanno a gettare, che si trovano a gettare l'immondizia insomma proprio lì nei bidoni, nell'isola ecologica. E quindi oltre a questo che appunto segnalo come rischio, anche c'è il problema del rumore, problema abbastanza importante per non residenti, perché il dissuasore preso ad alta velocità fa molto rumore e fra l'altro appunto è anche pericoloso preso ad alta velocità. La velocità dov'è che mi è sfuggito, non ho capito. Si trova in via Modigliani sì, all'angolo con via Boccioni, dove c'è appunto l'isola ecologica, dove zona Paleotta praticamente, sì, dai, sì, campi, sì, da tennis. Procede, sì, verso via Paleotta, questo volevo sottolineare. Grazie, grazie Laura. Me lo appunto. Grazie, buonasera. Allora, a proposito di gente che parcheggia lungo la strada e che in qualche modo crea qualche problema e anche comincia a essere un po' pericolosa come situazione, abito a San Cesareo. Tutte le volte che torno a casa e devo girare al bar Arcobaleno mi trovo le macchine parcheggiate talmente male che spesso ci si rimane sulla Flaminia, senza parlare quando poi si viene invece da Lucrezia. È ora di fare, nonostante, insomma, di mettere qualche divieto di sosta. E quindi in quella zona, sì, in quella zona lì. Poi un residente di via Corelli, siamo nel quartiere di San Lazzaro, volevo segnalare il degrado che sta sotto le mura dello stadio, in via Vivaldi, specie vicino ai bidoni della spazzatura. Come mai non viene nessuno a ripulire? Sì. Lorenzo, buonasera. Buonasera. Allora, dica tutto. Allora, io ho segnalato che via Roma è stato fatto un ottimo lavoro fino alla rotatoria di Cesinarola. Poi da lì al ponte dell'autostrada è un po' è una giungla, come dire abitare in Svizzera, abitare da un'altra parte. E gli abitanti di quella zona che camminano a piedi lungo via Roma corrono un grosso pericolo, corrono, perché non c'è più segnaletica, non c'è più ciclabile, non c'è più niente. Sicuramente si aspetteranno le opere compensative per fare i lavori, immagino, ma nel frattempo sì. Cosa bisogna fare? Mi domanda? Sì, adesso effettivamente ci sono i lavori delle opere compensative che quando ci sono... Anni. Cerchiamo di intervenire con le piccole manutenzioni per renderla il più possibile dignitosa. O comunque nonostante i chilometri di strada che dopo anni e anni di immobilismo si sono asfaltate in questi anni, il problema ancora esiste. Noi abbiamo oltre 400 chilometri di strade, quindi per un po', se per tanti anni se non si è fatta manutenzione. Il problema dell'illuminazione delle strade e dei parcheggi, questi sono un po' gli argomenti principali. Poi invece ci sono i genitori della scuola elementare di Carrara Cucurano, che tra l'altro domenica sono stati premiati al Carnevale, dicono noi non molliamo la presa e vorremmo sapere un attimo sulla nuova scuola. Che notizie ha da darci? Beh, neanch'io mollo la presa, fra l'altro abbiamo appaltato i lavori, c'è una ditta che ha vinto la gara d'appalto che deve realizzarla, quindi ha il compito di fare il progetto esecutivo e poi iniziare i lavori. Noi abbiamo anche una scadenza, vorremmo terminare la realizzazione nel calendario che ci siamo dati per
fine 2018. Oh, tutti i nostri, questi nostri segnalatori, tutti quelli che partecipano al programma Primo Cittadino, sono tutti potenzialmente interessati all'incontro che ci sarà il 4 di marzo al famoso foro urbano che si terrà all'ex chiesa Sant'Arcangelo al mattino e poi proseguirà alla Mediateca Montanari, dove ognuno potrà esporre le proprie idee, i propri progetti per la Fano del futuro, quella che dovrebbe essere da qui al 2030. Quindi vedo che siete molto attivi, siete molto, no? Avete tante idee, tante cose da chiedere. Quindi invitiamo ad iscriversi e partecipare. Ecco, quindi partecipate, iscrivetevi entro il 28 di febbraio. Ok? Allora, siamo in chiusura, 10 minuti e poi la liberiamo. Sindaco, intanto faccio i complimenti, dice e scrive questo telespettatore, per l'interquartiere che snellisce molto il traffico su via Roma per andare a Pesaro. Come adesso... No, devo dire la verità, registro molte soddisfazioni da parte dei cittadini. Io ero un po' preoccupato sul peso che altre strade potessero ricevere con l'apertura degli interquartieri. Devo dire, c'è una buona distribuzione, è una buona strada, anche bella da vedersi con quei colori. Effettivamente per chi viene da Pesaro e chi deve andare verso Pesaro, verso la zona sportiva, tende a eliminare, ad alleggerire il traffico in via Roma. Sulla via Flaminia invece la pista ciclabile finisce al Barbadioli e questo telespettatore dice per andare a Rosciano i ciclisti cosa fanno? Devono volare? Non devono volare, ripeto, l'ho già detto prima, stiamo lavorando sul piano delle piste ciclabili, cioè è già pronto, che presenteremo, e questo piano tiene conto di tutta la città e di tutti i quartieri. È chiaro che poi realizzare piste ciclabili non è semplice, occorrono risorse, abbiamo iniziato a farne di nuove, a sistemare quelle esistenti e penso che proseguiremo su questa strada. Allora saluto Italo, buonasera, buonasera, sono Italo Forboni. Dica. Sì, vorrei parlare col signor sindaco, sì, un attimo. Ce l'ha qui. Buonasera signor sindaco, senta, qui a Torre, io sono a Torretto di Fano, sì, c'è un incompiuto sulla strada che va nel lungomare, che mancano tutte le strisce pedonali, dove è stato rifatto l'asfalto dall'anno scorso. Manca la riga di mezzo della strada che divide le due corsie. Del lato mare lei mi parla? Sì, lato mare, sì. Sì. È una cosa che è molto importante per noi, perché io, a parte che io sono anziano, posso stare a casa, ma ci mancherebbe altro. Chi traversa la strada non sa dove passare. Per me è una cosa molto importante da rivederla e farla fare, fare ultimare l'opera. Grazie. Poi c'è, sì, poi c'è un'altra cosina sullo spazio traffico uscita dal sottopassaggio per prendere la nazionale. Quell'isolotto lì è molto occupato dalla verdura, dalle piante, che ostruisce l'uscita. Tocca andare molto avanti con la macchina rischiando gli incidenti. Si può incaricare qualcuno, darci una pulita, una riordinata a quella roba lì? Grazie. Grazie a lei, buonasera. Grazie a lei. Fra l'altro, proprio giorni scorsi, l'assessore con alcuni tecnici hanno fatto un sopralluogo in previsione anche dei lavori di manutenzione da fare per in previsione dell'estate. E quindi hanno già per programmare una serie di interventi, per questo chiedevo se era nella parte lungomare. Voglio aggiungere una cosa, uno dei problemi che sempre anche in questa trasmissione mi hanno segnalato nella zona di Torrette, l'attraversamento davanti alla chiesa di Torrette per andare al sottopasso. Questo è un problema che si pone annualmente, l'hanno posto a tante amministrazioni che sono susseguite, mai nessuno è riuscito ad intervenire. Io mi sono già mosso e sto lavorando, mi sono incontrato con ANAS, le difficoltà ci sono come c'erano in passato, però ho individuato un percorso che mi dà un cauto ottimismo per riuscire a dare anche questa risposta, che è una risposta di sicurezza per
i pedoni e se riusciamo per l'estate a far fare ad ANAS questo attraversamento pedonale di fronte alla chiesa di Torrete per l'accesso al mare, perché quella è una zona dove parcheggiano molte macchine di quelli che quotidianamente vanno al mare a Torrete. L'ultima telefonata, sì. Sindaco, per lei, Elmo Santini. Buonasera, Elmo. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Salve, Elmo. Ciao, Massimo. Ciao. Anche oggi in regione abbiamo avuto commissione ed è stato documentato che nell'Italia centrale, né al Maier di Firenze, né tantomeno al Bambino Gesù di Roma, c'è un centro cure palliative pediatriche. Questo non solo fermerebbe la sanità passiva della nostra regione per i bambini che devono andare a Genova, a Padova, ma attirerebbe la sanità attiva da tutto il centro Italia. Perché non chiedere alla regione l'utilizzo dell'ex ospedaletto per questi bambini, considerato che la nostra città è la città delle bambine e dei bambini? Grazie. Buona serata, ciao. Buonasera, ciao Elmo, come ho avuto modo di dire anche recentemente alla presentazione di un libro importante organizzato dall'associazione Maruzza, di cui Elmo Santini è presidente, ho avuto modo di esprimere la mia opinione condividendo la proposta che l'associazione Maruzza fa, quello di creare a Fano un centro di cure palliative. Anche i ragionamenti che si stanno facendo sulla sanità, noi avanziamo questa richiesta. Dopo il tema dell'ex ospedaletto, è un tema particolare, insomma, ovviamente lì occorrono risorse importanti per intervenire, però è un bene di proprietà della regione, dell'ASUR, quindi non è di privati. Per cui concordo con e raccolgo l'invito, ma in realtà l'ho già fatto, quello di avanzare la candidatura di Fano per il tema delle cure palliative, che è una risposta importante, perché quando parliamo di cure palliative pediatriche parliamo di situazioni tragiche che riguardano bambini che purtroppo hanno patologie inguaribili, curabili ma inguaribili. Allora, noi siamo arrivati al termine. Sindaco, grazie per il suo intervento qui a Primo Cittadino che tornerà nelle prossime settimane. So che lei nei prossimi giorni sarà negli Stati Uniti per una missione, credo, istituzionale. Sì, per promuovere la città, nel senso accompagno a seguito di un invito ricevuto dalla città di Chattanooga, dove c'è una maratona importante abbinata con la Colle Marathon, la maratona che noi abbiamo nella nostra città. Lì ci sarà una mostra dedicata a questo evento sportivo, che è uno degli eventi più importanti che portano persone nel nostro territorio, e devo dire che già da questa edizione ci sono gruppi organizzati che vengono dagli Stati Uniti a correre, quindi anche questa è un'occasione che crea movimento, che crea turismo. Ed è anche un modo per aiutare gli organizzatori della Colle Marathon, che fanno un lavoro straordinario anche qui di volontariato, perché organizzare una maratona di quel tipo con i costi che occorrono non è facile, specialmente in momenti difficili come questi. Ok, allora tutte le segnalazioni che sono arrivate qui al programma Primo Cittadino, come sempre ve lo assicuro, sono al sicuro, scusate il gioco di parole, nel senso che le diamo alla segreteria e comunque questa volta, persone che stanno scrivendo. Questa volta non l'abbiamo fatto, ma io cerco di venire all'appuntamento successivo con alcune, non tutte, non si riesce a dare risposte. Quindi nulla va perduto, questo mi preme sottolinearlo, perché questa vuole essere una trasmissione servizio. Di servizio e non giusto per coprire un'ora di palinsesto. Questo lo è da 11 anni e continueremo a farlo. Io mi fermo qua, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV. Buonasera a tutti.